Sceso dinanzi a quella colonna che avanzava in quel modo, ebbe l'impressione di vedere il pensiero di Marx diventare storia, storia degli uomini vivi che avanzano verso le trasformazioni che la storia porta con sé. Fu la prima guerra mondiale che ruppe e eliminò tutte le mie incertezze, le mie titubanze. Io entrai nel partito. Volevo fare il regista. Per la Spagna per me è stato un punto di svolta, nel senso che mi ha staccato dalle cose che mi piacevano fino ad allora, prima di tutto il cinema, mi ha spinto nella cospirazione politica, perché si cospirava, e mi ha messo in contatto con giovani della mia generazione che erano comunisti. Mi sono iscritta a quel partito perché volevo dare un contributo alla battaglia antifascista. Adesso tutto questo sembra un po'. Io sono stato preso a pedate nel sedere e lo deve mettere così, se lo mette. E sospinto a pedate nel sedere nella politica. Mi piaceva fare le poesie. Domani è sciopero. Io sono un dirigente politico della generazione del 68. Io ho scelto il PC perché il PC negli anni 70 era il partito che appariva il baluardo più sicuro contro l'eversione nera che in quegli anni imperversava con gli attentati da Piazza Fontana alla strage di Piazza della Loggia fino ai treni e alla stazione di Bologna. L'antifascismo, la resistenza, il 68 sono alcuni dei momenti cruciali nella storia dei dirigenti del Partito Comunista Italiano e oggi proprio di questo vogliamo parlare, della storia, della formazione, della classe dirigente del Partito Comunista, dei suoi eredi e della sinistra italiana. Ma come si forma la classe dirigente di un partito come il Partito Comunista? Dove si forma innanzitutto e cosa studia, quali sono i suoi punti di riferimento? Quella dei dirigenti del Partito Comunista Italiano è una storia umana e politica molto particolare che Giorgio Amendola, uno fra loro, in un suo celebre libro ha definito una scelta di vita. Una scelta di vita dunque per dirigenti e militanti. È il cuore del Partito Comunista Italiano, il luogo simbolo di questa storia politica e umana è quello che vedete alle mie spalle. Il palazzo di Via delle Botteghe Oscure nel cuore di Roma. Qui per oltre mezzo secolo ha avuto sede la direzione nazionale del Partito Comunista. Qui hanno lavorato Togliatti, Longo, Berlinguer, Rocchetto, Natta, Veltroni, D'Alema e Fassino, solo per citare il nome dei segretari. Dentro questo palazzo si sono naturalmente celebrate le vittorie e analizzate le sconfitte. Ma quella del PC è anche una storia segnata da divisioni interne e da scissioni, a cominciare dalla prima, nel 1921, a Livorno. Nel 1921, al congresso di Livorno, nasce il Partito Comunista Italiano. Quello degli esordi è un partito d'élite costituito da un manipolo di rivoluzionari di professione, un'avanguardia politica su modello bolscevico. Ma negli stessi anni l'Italia assiste impotente all'ascesa del movimento fascista ed è con questa realtà che i comunisti italiani sono costretti a fare i conti. Nel 1926, con le leggi speciali, il fascismo diventa regime. L'opposizione è costretta alla clandestinità. Priorità rivoluzionaria è organizzare la resistenza, se necessario, infiltrandosi proprio nelle file del nemico. Io devo dire con grande semplicità che i primi discorsi di antifascismo io li ho fatti ai littoriali di Firenze. In quella mischianza di generazioni
Poi ho incontrato Antonio Amendola. La cosa che vorrei sottolineare è che ero poco più che ventenne e quelli con cui io mi sono formato erano quasi tutti della mia stessa età. Noi ci vedevamo in quella Roma di allora e lì parlavamo di cinema, di ragazze, di libri. E poi mi ricordo una volta che lui si è alzato e si è detto: sentite, io però vengo con voi per capire se voi volete cospirare oppure no. Se non ci state, mi dispiace, a me non mi interessate. Si è preso e si è alzato, così. Su di me ha fatto un'impressione enorme, perché era vero. Che faccio? Che dico? Infiltrarsi dunque, approfittare di ogni singolo spiraglio per guadagnare anime alla causa antifascista. È un compito gravoso ed estremamente pericoloso che brucia legioni di cospiratori. Il militante comunista conosce il suo destino. Ovunque può incontrare il delatore che lo ridurrà in manette. Nel 1928 sono venuto la prima volta. Era naturale per noi, di qui dovevamo passare. Erano passati già tanti compagni e dovevamo passare anche noi. Era una tappa della vita che ho percorso e penso soprattutto della vita che ha percorso il nostro partito in quegli anni, perché non ci sentivamo mai soli, eravamo dappertutto tanti e aperti anche per quelli che aspettavamo. Difatti ogni mese questo tribunale ci mandava qualche compagno nuovo, qualcuno che ci veniva a dire: fuori si continua. E noi dobbiamo pensare che quegli anni furono degli anni nei quali non ci fu in Italia soltanto il terrore, ci fu la resistenza al terrore. E così, quando venne il momento in cui, sfogliati i libri, passato il tempo, sopportata la pazienza, potemmo uscire a combattere in campo aperto, non eravamo dei ruderi, avevamo imparato ad essere pazienti per poter essere impazienti nel momento giusto. E quella pazienza per i dirigenti comunisti rinchiusi nelle carceri fasciste significa soprattutto studio. Studio. Uno studio fatto di letture solitarie, ma anche di vere e proprie lezioni tenute dai dirigenti comunisti più anziani ai più giovani. In carcere, insomma, si forma la prima generazione di dirigenti del Partito Comunista. E proprio in carcere fu rinchiuso e lavorò per 11 anni una delle massime figure del Partito Comunista Italiano. Antonio Gramsci, che in carcere morì nel 1937, morì di tubercolosi. Il nostro viaggio, insieme al giornalista e scrittore, nostro collaboratore Antonio Galdo, riprende allora proprio di lì, dalla tomba di Gramsci nel cimitero acattolico di Roma. Oggi le ceneri di Antonio Gramsci sono custodite qui, in questa tomba, nel cimitero acattolico per gli stranieri a Roma. Gramsci fu un personaggio fondamentale nella storia e nella formazione della classe dirigente dei comunisti italiani. Il suo testo, I famosi quaderni del carcere, scritti appunto durante quella lunga e drammatica prigionia, è considerato una sorta di Bibbia, di testo sacro durante tutta la gestione di Palmiro Togliatti. In Italia gli intellettuali sono lontani dal popolo e sono legati a una tradizione di casta. L'elemento popolare sente, ma non sempre comprende o sa. L'elemento intellettuale sa, ma non sempre sente. L'errore dell'intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza sentire le passioni elementari del popolo. Non si fa politica storia senza questa passione, cioè senza questa connessione sentimentale tra intellettuali e popolo-nazione. In assenza di tale nesso, gli intellettuali diventano una casta o un sacerdozio. Insomma, la bomba culturale provocata dalla pubblicazione delle opere di Gramsci, quello fu una cosa che cambiò l'orizzonte, non nostro, diciamo, degli intellettuali italiani. Poi, forse voi dimenticate che l'Italia era un paese che era vissuto sotto il fascismo, in cui la sua storia patria era una storia praticamente dettata, falsa. Insomma, già ripensare il risorgimento attraverso le opere era aprirsi gli occhi su chi eravamo, da dove venivamo. Ho scelto il PC perché era particolarmente originale nel panorama dei partiti comunisti.
e la sua originalità fonda le radici prima di tutto nel pensiero di Antonio Gramsci, che rappresenta un pensatore politico distinto e originale rispetto, diciamo, alla tradizione marxista classica. La forza della visione originale che nel pensiero di Gramsci si contiene della storia d'Italia fu qualcosa con cui si dovettero misurare tutte le altre classi dirigenti. Questa che vedete alle mie spalle è la biblioteca di Antonio Gramsci in carcere. Gramsci era convinto della centralità della formazione per creare nuova classe dirigente del Partito Comunista. Ogni momento, ogni luogo, anche l'angolo di una cella erano buoni per insegnare ai dirigenti comunisti la pratica politica. E così quella prima generazione di dirigenti comunisti fu poi, una volta uscita dal carcere, tra i protagonisti della resistenza in Italia. Amici e compagni delle regioni d'Italia occupate, questa è per noi tutti un'ora di grandi responsabilità. È vicino il momento in cui tutte le vostre forze devono entrare in azione per affrettare il giorno tanto agognato della liberazione di tutta la nostra patria. Compagni ed amici, oggi per la nostra liberazione dobbiamo essere pronti a fare e saper fare tutto ciò che è imposto dalla necessità di questa guerra sacra per lo schiacciamento della barbarie hitleriana e fascista. Io avevo 17 anni, era nel 1943 esattamente. Mia sorella, la seconda, ne aveva 15 e ci siamo iscritte tutte e due al Partito Comunista perché ci sembrava, e penso che l'unico partito che veramente faceva qualcosa per combattere il fascismo. A Roma c'erano i tedeschi e noi abbiamo pensato che qualche cosa bisognava fare contro questa che consideravamo e che io credo ancora oggi fosse una occupazione straniera del mio paese. C'era anche una forte impronta patriottica, devo dire, in tutto questo. Io ho avuto paura, ma non solo paura fisica della tortura, ma paura che vincessero gli altri. Alcuni non pensavano affatto di diventare funzionari del Partito Comunista, militanti del Partito Comunista. Pensavano che di lottare col Partito Comunista con più efficacia il fascismo. Ma la scelta, diciamo così, di vita, la scelta di vita viene fatta dopo la liberazione. Una delle spinte che per me è stata importante, era, oggi diremmo, un po' l'amore per i poveri, l'attenzione alle classi subalterne, come si diceva allora, cioè le distanze e le disuguaglianze economiche, sociali e culturali allora in questa Italia di 60 anni fa erano mostruose. Noi non possiamo più averne un'idea. Nella fabbrica, nelle campagne e in tanti luoghi, insomma, c'era gente che ci aveva la schiena in giù, col sottosferza. Noi figli di classi, di una classe, diciamo, intellettuale, non eravamo ricchi noi personalmente, anzi, però di una classe, diciamo, privilegiata dal punto di vista anche culturale, volevamo, intendevamo fare qualcosa per coloro che invece non avevano nulla. L'11 aprile 1944, all'indomani del suo ritorno in Italia dopo 18 anni di esilio in Unione Sovietica, Togliatti illustrò ai dirigenti del suo partito quella che sarebbe divenuta celebre come la svolta di Salerno. Il PC doveva diventare un partito di massa e aprire le porte al maggior numero di persone. Ciò significava accogliere nel partito non solo operai e braccianti, ma anche ceti medi e intellettuali. Tutto ciò consentì al PC di passare rapidamente dai 5-6 mila membri del 43 ai quasi 2 milioni del 46. Cambia nella sua dimensione, da un partito fortemente di avanguardia, come non poteva non essere nella clandestinità, si passa a un partito di massa che ha
centinaia di migliaia di iscritti, che apre sezioni in ogni comune, la famosa frase di Togliatti, una sezione del PC, ovunque c'è un campanile. Non si è capito abbastanza che la vera grande novità di Togliatti non fu la politica di unità nazionale, che era una politica dettata dall'Unione Sovietica. L'originalità di Togliatti è di aver fatto un partito che si chiamava comunista, ma in realtà non aveva più nulla delle caratteristiche del partito rivoluzionario, cioè di quadri. Era un partito socialdemocratico, cioè di integrazione sociale. Questa è stata la vera novità che ci ha fatto sopravvivere a tutte le guerre fredde. La risposta che veniva dalla tradizione togliattiana era: lo si fa attraverso la linea politica, che era una novità rispetto agli altri partiti comunisti, perché dire questo significava un maggiore grado di comunicazione e di coerente comunicazione fra l'indirizzo politico così come veniva vissuto, discusso e professato dai vertici, e il modo in cui tutto questo doveva arrivare alla base di milioni di uomini. Lo sforzo che il partito fa è quello non solo di avere dimensioni di massa, ma queste dimensioni di massa di radicarle profondamente nella società italiana, nella sua cultura, nella sua identità, nella sua storia. Nella scuola di partito delle Frattocchie c'è l'intera collezione di Civiltà Cattolica, cioè della rivista dei padri gesuiti, da sempre una rivista che costituisce un punto di eccellenza nell'orientamento culturale del mondo cattolico. Siamo troppi noi comunisti, un elettore su quattro vota comunista e siamo dappertutto. Tra voi che ci ascoltate, sicuramente in ogni casa, in ogni famiglia c'è un comunista, o avete un parente, un vicino, un amico comunista. Non è facile dire come si studia, più facile è osservare che la maggioranza dei nostri compagni, anche dotati di una buona qualifica, non sanno studiare e non studiano, nel senso vero e proprio della parola, anche quando credono di studiare. Queste sono parole di Palmiro Togliatti, parole ricavate da una sua lettera autografa, una delle tante lettere conservate qui all'Istituto Gramsci, dove si trova anche la famosa scrivania, appunto questa, dove lavorò Palmiro Togliatti. Per Togliatti dunque formarsi, studiare, era non soltanto una parola d'ordine, un chiodo fisso, ma era anche un obiettivo politico. Per formare quadri e dirigenti della classe dirigente del Partito Comunista, Togliatti creò appunto la famosa scuola delle Frattocchie, una scuola che poi divenne un simbolo nella storia del Partito Comunista. In una villa dell'Ottocento si andava a studiare, a formarsi per poi guidare sezioni e federazioni del partito. Ma l'opera di formazione voluta da Togliatti fu massiccia in tutta Italia, al punto che tra il 1951 e il 1956 si tennero ben 16.000 corsi di formazione per quadri e per dirigenti del Partito Comunista Italiano in tutta Italia. Cara mamma, qui alla scuola mi trovo benissimo e Roma è una cosa che non si può descrivere, ma con quello che c'è da studiare non posso visitarla come vorrei. La nostra giornata comincia presto, abbiamo lezione tutta la mattina. Sapessi quanta gente importante che viene a insegnare a noi altri. Io sto qui a studiare cose importanti, cose difficili, certe volte è come se mi si spaccasse la testa. Ma bisogna sapere di Lenin, di Gramsci e anche di Stalin se si vuole fare l'Italia migliore. Poi ci sono gli altri, ce n'è di tutte le età, di tutti i tipi, molti operai come me, anche molti studenti e anche gente più su. Divido la stanza con un avvocato, che è stato partigiano. Sapessi che racconti tutte le sere prima di andare a letto. Quindi mamma, se anche lui che è avvocato ha lasciato tutto per il partito, vuol dire che il partito è una cosa seria. Dico sì a papà, che il mangiare non mi manca, anzi sono ingrassato parecchi chili, e qui si sta un gran bene, che io ci manderei i miei figli di sicuro se ce l'avessi. Le
Frattocchie come scuola di partito vengono strutturate, vengono costruite, vengono organizzate anche dalla vecchia dirigenza del Partito Comunista, diciamo da quei professionisti della rivoluzione, perché il discorso ideologico è un punto fermo, non si può andare fuori da quella che è una ideologia insegnata e perseguita come una dottrina. Credo che le Frattocchie in buona parte erano un retaggio di un'altra idea che conviveva nel partito, perché accanto, diciamo, a un'idea più moderna e liberal c'era la vecchia idea, diciamo, di Secchia, della formazione però di quadri tutti d'un pezzo, di quadri d'acciaio. All'interno di una grande contraddizione, che era la contraddizione storica che innervava la vita del PC, la sua configurazione ideologica, ha sicuramente svolto una grande funzione di pedagogia collettiva, in fin dei conti, con effetti positivi per quello che è, diciamo, la crescita democratica di un paese. Per conto mio la consideravo una esperienza scolastica in un senso trito, dottrinaria, non ne avevo grande stima. Parlaci di te, compagna. Come sei entrata nel partito? Che lavoro hai fatto finora? Qual è la tua origine sociale? Siediti, compagna. Rassicurati. Io non so che cosa rispondere. Non sono mai andata veramente a scuola e nessuno mi ha mai insegnato nulla. Io ho sempre lavorato e basta. Il partito ti darà un'educazione. Frattocchie era un'occasione per quei dirigenti che venivano, diciamo, dai ceti popolari, per quelli che non avevano avuto occasione di studiare nella vita, la fortuna di studiare. Il PC si è preoccupato a lungo di formare anche classe dirigente di origine operaia. Vi scrivo sulla lavagna il titolo del componimento da svolgere per domani. Lenin, l'imperialismo, ultimo stadio del capitalismo. Ve lo siete annotato? Per oggi basta, arrivederci. Però Frattocchie era anche altro, era il luogo dei convegni, dei seminari, di seminari di grande impegno culturale, dove anche un dirigente giovane o di medio livello, insomma, aveva l'opportunità di incontrare i massimi dirigenti del partito e i massimi intellettuali. Era il luogo in cui dirigenti del partito, intellettuali, si incontravano per discutere con estrema libertà. Riconosco di aver preso il treno senza permesso e di essere tornato a casa da mia moglie e dai miei figli. Qui c'è tanto da pensare e da scrivere e mi sono confuso. Ma ora so di aver sbagliato. Prometto a tutti che mi rimetterò al lavoro con la massima energia, anche a costo di farmi scoppiare la testa. Ma no. Credetemi, ora so bene qual è il mio dovere. Ma no, la formazione della disciplina non veniva da quelle cose lì, da quelle pratiche, da quelle regole, anzi, per quello che ricordo io, quando si andava un po' a quelle lezioni, quel tipo di lezioni che si facevano, veniva piuttosto malinconia. Non avevano nessun fascino e non, certamente da Frattocchie non è venuta un'influenza su quelli che sono stati poi i cervelli, non dico solo, adesso non parlo dei dirigenti, ma dei grandi intellettuali del Partito Comunista. Il quadro dirigente del Partito Comunista si è formato essenzialmente nel sindacato, nelle lotte, è stato il mio caso, quindi la grande esperienza delle grandi lotte contadine, dell'occupazione delle terre, dell'organizzazione sociale, diciamo così, delle masse. Una seconda scuola importante nella formazione è stata per esempio l'amministrazione dei comuni, soprattutto
in alcune regioni, l'Emilia, la Toscana, l'Umbria. Il PC non ha mai concepito la formazione della classe dirigente come un processo chiuso. Cioè si doveva andare nelle istituzioni, perché si doveva imparare, diciamo, il fatto che esistono gli altri partiti, conoscerli, conoscerne gli esponenti, studiare i problemi concreti, sapere cos'è un piano regolatore, cos'è una delibera. Guai, ecco, questo era un elemento considerato essenziale nella formazione di una classe dirigente. Undici, dodici, tredici, quattordici e quindici. Allora, zona proprio, ore 10. Ammazza, questi così tardi ci vanno a padre. Ma lì è il ceto medio. Se ti vai primo, questi si arrabbia pure. Ho capito, c'è di mezzo. Vabbè, vabbè. Abbiamo finito, va, andiamo a piedi. Andiamo al semaforo, va. Ma che fai, chiudi? I compagni poi che devono entrare più a sigillarli, ma come entra? Ma faccio finta di chiudere se ci vede qualche avversario, almeno dà l'impressione che è chiusa, no? Ma quale avversario, quale avversario? Ma avversari quest'ora stanno a dormire, ma tutte, Maria c'ha tutta, te, mannaggia. Quando finisce la guerra, torno a Roma e mi mandano all'unità, dove mi mandano a fare il capocronista, pensi un po'. Io non avevo mai fatto esperienza di giornale, non ne sapevo nulla di giornalismo. Tutta la cucina ho imparato lì, nella tipografia. Quanti anni aveva quando? Con un azzardo. Quanti anni avrà avuto? Faccia il calcolo lei, avrà avuto 30 anni. Insomma. L'unità è stato un grande strumento di formazione che ha educato generazioni a leggere quotidianamente, a riflettere, a pensare. Nel cursus honorum di tutti i dirigenti di partito c'era sempre a un certo punto essere o direttore dell'unità o direttore di rinascita. Direttore dell'unità sono stati prestigiosi dirigenti del nostro partito, Macaluso, Reichling, Chiaromonte, Tortorella, D'Alema, Ingrao, Alicata, Veltroni. Il PC per molti di noi era un partito politico, ma era anche una famiglia. Io ho trascorso mesi ed anni nelle sezioni del Partito Comunista Italiano, mettendo allora assolutamente in secondo piano i rapporti familiari. Litigai con mio padre che mi cacciò di casa, i rapporti personali, non ho reticenza a dire che ho conosciuto la prima ragazza dopo aver superato i 21-22 anni, si usciva di mattina presto di casa, si andava fuori alle fabbriche, distribuire i volantini, a fare assemblee a Napoli, giravamo in provincia. Ricordo la prima metà degli anni 60, io andavo nei mercati di tanti paesi dove allora c'era ancora per i braccianti agricoli il mercato delle braccia, dove i caporali andavano a tastare i muscoli dei braccianti. Era un'Italia che oggi può sembrarci incredibile. Noi ci formammo in questo modo. La militanza ha significato fare di mestiere la politica. Per gli intellettuali la cosa è molto diversa, perché la creazione di una cultura di sinistra di alto livello dobbiamo invece attribuire a personalità più indipendenti, meno legate al vincolo di partito, alla fedeltà e alla militanza. Ma quelle figure di intellettuali, anche se non sempre legate da un vincolo di stretta osservanza e di militanza al Partito Comunista, sono state comunque una risorsa fondamentale per il gruppo dirigente del PC. E quei dirigenti, i dirigenti del PC, negli anni hanno costruito una fitta rete di rapporti di solidarietà con gli intellettuali attraverso i giornali, le riviste, centri studi e case editrice. Prima fra tutte, Leinaudi, la casa editrice di Torino. Ma allora, ha senso in questo quadro parlare di un'egemonia culturale del Partito Comunista Italiano? Egemonia non vuol dire dittatura, non vuol dire che insomma, chi non era comunista veniva impedito di parlare o di scrivere, no.
vuol dire semplicemente che il Partito Comunista fu capace di collocarsi al centro di una rete di rapporti intellettuali, giornalistici, che procurarono quel tipo di consenso, di simpatia. Egemonia dei valori, degli ideali, della cultura della sinistra. Io ritengo questo del tutto naturale, non figlio della tentacolare organizzazione di un partito. Il PC aveva molti soldi, anzi diciamo aveva tutti i soldi che voleva, perché c'era dietro appunto Mosca. Il PC poteva mantenere appunto Cineforum, giornali in perdita, poteva pagare case editrici, sovvenzionare case editrici se ne avevano bisogno, quindi poteva concretamente distribuire reddito. Viene fondata una casa editrice, la Casa Editrice Editori Riuniti, e il primo volume che viene pubblicato non è, come qualcuno potrebbe pensare, Il Capitale di Carlo Marx, ma Il Trattato sulla Tolleranza di Voltaire. Una casa editrice di partito, gli Editori Riuniti, con un catalogo vario ma indubbiamente più aderente alle esigenze divulgative del Partito Comunista Italiano. Parallelamente si sviluppa però l'esperienza della casa editrice Einaudi, vicina al PC ma autonoma, e per questo in grado di incidere in modo più determinante sull'intera cultura italiana. Alcuni di questi titoli, una piccola selezione dall'immenso catalogo einaudiano, hanno conquistato un posto nelle librerie di milioni di italiani. Questo è il segno che l'Einaudi è riuscita a realizzare il più ambizioso dei suoi progetti, sprovincializzare la cultura italiana. Io insisterei molto sulla autonomia dell'esperienza einaudiana, che ha avuto molteplici rapporti con la ricerca e con gli intellettuali del PC, ma a mio giudizio non si è mai identificata con la linea politico-culturale del Partito Comunista. Non è che si pubblicassero tanti libri che il PC voleva che si pubblicassero. Diciamo che non si pubblicava mai dei libri che potessero essere molto scomodi per il PC. Mi pare molto significativo il fatto che non si possa parlare di un fenomeno come la casa editrice Einaudi a proposito di altre pur estremamente dignitose opzioni politico-culturali di quel tempo, che non hanno prodotto la medesima spinta culturale, non hanno conseguito anche il medesimo successo presso il pubblico culto italiano. Sono stati sicuramente più bravi a organizzare una presenza culturale, questo sì, organizzare una presenza culturale, che vuol dire anche stabilire reti di relazioni, di rapporti, perché no, di favori, di complicità. Gli intellettuali hanno bisogno, in Italia soprattutto, dove non c'è una grande tradizione di autonomia degli intellettuali, ma soprattutto poi con il fascismo si era rafforzata, diciamo così, una forte tendenza degli intellettuali a trovare una sponda nella politica. Togliatti capì che tutto questo consentiva al PC un grande spazio di manovra, un grande spazio per l'appunto di egemonia. L'idea che prima si parlasse di cultura e poi di politica, o prima di politica e poi di cultura, è un'idea molto elementare, molto rozza. In realtà la forza della casa editrice Einaudi e la forza anche di quei tempi era l'intreccio di queste due cose, poiché quello che contava era essere, diciamo, sul filo della corrente storica. Gli intellettuali che gravitavano nell'area comunista sono stati molto più capaci di, diciamo, aggiornarsi, aggiornarsi sempre senza cambiare mai. È stata, credo, una delle grandi segreti del successo e della bravura degli intellettuali della cultura comunista. In questo senso sì, sono stati più bravi. I comunisti a tutti i livelli, sia dai quadri più bassi, sia
a livello di grandi dirigenti, maturarono quella idea della vita politica intesa come scelta di vita. Una scelta di vita fu anche il titolo di un libro importante scritto da Giorgio Amendola, un libro con il quale appunto Amendola volle rappresentare la propria autobiografia di militante. Quella scelta di vita si consumava in gran parte qui dentro, in luoghi come questo, che è una delle più antiche sezioni del Partito Comunista a Roma, luoghi dove dominava un unico vero mito, il mito dell'impero sovietico, della liberazione del proletariato e il mito quindi di Giuseppe Stalin, almeno fino al 1956. Bisogna scegliere, o per la difesa della rivoluzione socialista, o per la controrivoluzione bianca, per la vecchia Ungheria fascista e reazionaria. Un terzo campo non c'è. Domani si potrà discutere e anche differenziarsi. Oggi si difende la rivoluzione socialista. Ma la dimentico quella giornata, quel pomeriggio grigio. Ricordo che avevo l'appuntamento con Togliatti, non è che cerco scusa. Posso dire con sincerità che gli dissi che mi sembrava non capivo. Lui disse una frase: ho bevuto un bicchiere di vino in più oggi, disse così. Una frase quindi molto pesante, che praticamente diceva sì all'intervento. Un articolo che si intitolava Da una parte della barricata. Un brutto errore. L'errore c'era, rimase e da parte mia lo considero l'errore più pesante della mia esperienza politica. Ma io personalmente non sono convinto che noi potevamo fare diversamente, perché la situazione internazionale era drammatica, perché gli stessi giorni che avvenivano i fatti d'Ungheria c'era l'assalto franco-inglese contro Nasser nel canale Suez. Si ebbe la sensazione che si poteva rompere quell'equilibrio, se volete, del terrore, ma che teneva il mondo in equilibrio. Cioè, non era un piccolo problema il fatto che l'Ungheria passasse dalla parte occidentale. Se non ci fosse stato quell'errore, sarebbe cambiato qualcosa nella storia? E perché no? Nella storia d'Italia di sicuro, perché probabilmente tutto il processo unitario verso cui noi tendevamo con i socialisti, ma anche con tutta una componente cattolica, avrebbe avuto tutto un altro respiro. È però interessante, fermandoci un secondo al 56, che Togliatti si renda conto che però i quadri del partito reggono. In fondo c'è solo quasi un'eccezione nella dirigenza comunista, e l'eccezione è Giolitti. La crisi più grave avviene nel rapporto fra i PC e gli intellettuali, perché per i ceti intellettuali, molto di più che per le classi dirigenti politiche, l'invasione dell'Ungheria segna, come dire, l'inizio del collasso del mito sovietico. E quel collasso del mito sovietico fu per molti intellettuali comunisti un momento veramente cruciale. L'invasione dell'Ungheria nel 1956 infatti spinse molti di loro, fra questi Renzo De Felice, Lucio Colletti, Alberto Asorrosa, Italo Calvino, a una clamorosa critica nei confronti del Partito Comunista. Le ragioni di questa clamorosa critica vengono annunciate in quello che viene definito il manifesto dei 101. I tragici avvenimenti d'Ungheria scuotono dolorosamente in questi giorni l'intera opinione pubblica del paese. Se non si vuole distorcere la realtà dei fatti, occorre riconoscere con coraggio che in Ungheria non si tratta né di un colpo di Stato né di un movimento organizzato dalla reazione, ma di un'ondata di collera che deriva dal disagio economico, da amore per la libertà e dal desiderio di costruire il socialismo secondo una propria via nazionale. Però anche quelli che ruppero allora, nel 56, e aspramente, per una parte, poi invece ristabilirono un rapporto, un contatto, un collegamento, continuarono a lottare a fianco al Partito Comunista, perché poi non eravamo solo quello. Eravamo quell'errore
E insieme eravamo anche Gramsci, un'altra lettura del comunismo, non c'è dubbio. La cosa, quello sbaglio a me pesa ancora di più, perché c'era dentro il nostro corpo, diciamo, la nostra vicenda, qualche cosa che invece doveva portarci a dire no all'ingresso delle truppe sovietiche a Budapest. Dopo il 56 Togliatti fa un rinnovamento politico, ma anche un rinnovamento del gruppo dirigente. Il comitato centrale si allarga a molti giovani che si erano formati in Italia, fra i quali anch'io, quindi la generazione che era cresciuta durante il fascismo, che aveva conosciuto l'Italia così com'era, che aveva un rapporto politico, culturale, sociale anche con quella che era l'Italia di quegli anni, entra nella direzione del partito. E questa generazione, ecco, via via va sostituendo la generazione dei fondatori, la generazione del carcere e dell' emigrazione. Il cordone ombelicale che legava il Partito Comunista Italiano a Mosca, al regime sovietico, aveva già subito una scossa pesantissima con i fatti di Ungheria nel 1956. Ma 12 anni dopo, con la primavera di Praga, cioè con l'invasione da parte dei sovietici con i loro carri armati della capitale cecoslovacca, che in qualche modo aveva preso le distanze dal regime sovietico, la scossa fu pesantissima. E la reazione che si ebbe qui, in questo palazzo, da parte dei vertici del Partito Comunista di allora, fu molto diversa rispetto a quella del 1956. Nel 68 la revisione ideologica del Partito Comunista è molto più avanti rispetto al 56. Noi parliamo di un 68 in cui in fondo c'è il primo strappo ufficiale. Solo che in quel caso il PC non percepì che con il 68 c'era l'affermazione di una dottrina Brezhnev, cioè l'affermazione esplicita di una teoria della sovranità limitata dei paesi rientranti nell'orbita, nella sfera di influenza sovietica, che significava ormai la presa d'atto della impossibilità di autoriforma del socialismo reale, e naturalmente il PC questo non lo sa cogliere. Da questo punto di vista l'episodio politicamente più significativo è una scissione, una rottura, se si vuole limitata ma molto significativa, come quella con il gruppo del Manifesto. Però, ecco, precisiamo, la scissione del Manifesto non ha radici nell'atteggiamento che prendemmo sui fatti di Praga. Si arrivò perché in ogni caso il gruppo del Manifesto, che erano molto legati con me, che avevano fatto con me la battaglia dell'undicesimo congresso, lei si ricorda, una battaglia in cui io mi presi un sacco di botte, ritenevano che la posizione del partito su tutto il mondo socialista, dobbiamo dire così, e chiamiamolo in questo modo, era inadeguata, sbagliata, e soprattutto chiedevano anche una correzione di linea con una forte accentuazione dei contenuti di classe della piattaforma. Il padrone è il nemico da battere. Noi dobbiamo andare avanti uniti, compagni, uniti una volta, perché uniti si vince. Le forze che oggi possono concorrere alla formazione di un nuovo partito rivoluzionario non sono già schierate in campo. Hanno difformi provenienze ideali, riflettono figure sociali assai varie, gradi diversi di consapevolezza, militano in varie organizzazioni. Oggi il sindacato ha potere nella fabbrica. Senza un itinerario di discussione non sono unificabili. Questo tipo di battaglia non è un tipo di battaglia che mette in discussione radicalmente l'assetto capitalistico della società. Noi abbiamo preso pure il permesso per venire qua, perché noi a queste cose ci credemo, anche all'incontro con loro, però non ci volemo litigare. Abbiamo cercato sempre l'unità con tutti gli studenti e ci crediamo.
Verso quali obiettivi spingere il movimento di lotta? Quali interlocutori privilegiare? Ciò che oggi occorre non è un nuovo partito, ma un partito diverso, una formazione politica originale, stimolo e sintesi di un movimento unitario e articolato. L'autunno italiano dovrà diventare la primavera del movimento sindacale italiano, la prima delle stagioni. Le aziende si accanivano contro tante persone, ma ovviamente lo facevano con più determinazione verso coloro che avevano capacità di direzione, che avevano peso, che sapevano orientare tante altre persone. Dunque c'è questo paradosso, nell'individuazione delle persone da allontanare c'era il riconoscimento del loro valore. Tu sei bianco, vuoi lavorare, tu sei rosso, non vuoi lavorare, tu sei della CGIL, viene sbattuto fuori. Ma io credo che una parte consistente del gruppo dirigente del sindacato era scelto, tra virgolette, dalle pratiche repressive della Fiat. La Fiat ha annunciato che ritirerà le sospensioni. Sono gli anni esplosivi dell'autunno caldo, dell'inarrestabile iniziativa sindacale. Sono gli anni dei fatti di Praga, del movimento studentesco, ma anche di Piazza Fontana. Il centro-sinistra, cioè la coalizione di governo tra Democrazia Cristiana, laici e socialisti, viene riproposto stancamente. Studenti contro i padroni devono trovare un momento di stretta unione nella lotta contro il governo. Anche per il PC è tempo di scontro politico. Ingrao e altri compagni con lui presentarono in definitiva, senza scriverla ma enunciata, una piattaforma alternativa. Ritenevano che il centro-sinistra era una grande, diciamo così, operazione del neocapitalismo per inglobare la classe operaia attraverso il Partito Socialista, e quindi l'idea era di una contrapposizione netta. Amendola propose il partito unico dei lavoratori, il partito insieme ai socialisti, con l'idea che era fallito il comunismo, la vicenda storica, diciamo così, del comunismo al governo, ed era, allora loro diceva, anche fallita l'esperienza socialdemocratica. Quindi lui disse: in Italia possiamo fare qualcosa che non pigli le mosse né dall'esperienza sovietica né dall'esperienza socialdemocratica. Ma anche questo dibattito si spense rapidamente. Fu, diciamo, una politica importante, e secondo me lì, ecco, autocriticamente devo dire che noi sbagliammo, perché in quel momento noi avremmo dovuto rendere aperto, attraverso l'emozione, le correnti del partito che c'erano, erano reali, che avevano piattaforme diverse. E invece dopo il congresso, dopo lo scontro congressuale, fu tutto ricoperto. Il gruppo di Ingrao, che era il gruppo perdente, furono un po' emarginati, diciamo le cose come stanno, e si spense la lotta politica. Diversamente dalla Francia e dalla Germania, l'Italia dà luogo a un fenomeno durevole. E dura degli anni perché fu costruito, inventato dall'incontro tra due figure sociali che irrompevano sulla scena della modernizzazione del paese. Lo studente di massa, per la prima volta l'Italia vive un ingresso di massa di giovani nella scuola, e l'altro l'operaio comune di serie. Per la prima volta in Italia, ma anche nel mondo, la figura centrale della classe operaia non è più l'operaio specializzato, ma è l'operaio comune di serie. Nel clima infuocato della
protesta sessantottina, quella protesta che coinvolgeva ambienti culturali, ambienti politici, ambienti sociali, si formò dunque una nuova generazione di dirigenti del Partito Comunista. Fu un apprendistato durissimo, perché la contestazione del 68 colpiva gli stessi vertici del Partito Comunista Italiano, ma fu un apprendistato molto prezioso, perché in quelle assemblee che si svolgevano e avvenivano in luoghi simbolo come questo, Valle Giulia, Roma, Facoltà di Architettura, si formò una generazione di dirigenti che imparò l'arte del comando. Nel 68 era l'assemblea, era il corteo, era la battaglia, lì o vincevi o perdevi. Non era, diciamo, nel chiuso del partito, con una selezione dall'alto. 68 è stato un momento in cui c'è stata la selezione dal basso. Beh, nel 68, in quella generazione a cui appartengo, che ha fatto la scelta di vita in quegli anni, ha vissuto anni nei quali la politica era tutto. La politica permeava la vita della società, permeava la vita di ciascuno di noi. Tutto era politico. Le assemblee all'università, le occupazioni all'università, tutto quello che ci fu attorno, diciamo così, gli espropri proletari, questa forma di contestazione, la contestazione ai professori, cioè la tradizione comunista, l'operaio migliore, il più disciplinato, quello tecnicamente più bravo, il giovane studente, primo della classe, più bravo, eccetera, è comunista. No? Era una generazione molto contraria ai sistemi autoritari dello stalinismo e dei paesi dell'est, voleva una democrazia nuova, magari una democrazia diretta, come si diceva allora, non uguale alla democrazia dei paesi occidentali, però fondata sui principi di libertà, di partecipazione, di compresenza di diverse idee. Ma portarono, giustamente, portarono una visione che non era più una rigida visione, diciamolo pure, del mondo diviso in classi. Portarono categorie interpretative della realtà e della società che non erano più soltanto quelle classiche, e cioè economicistiche e sociali e classiste. Mi formo a questa esperienza in cui la lotta operaia studentesca propone un'interpretazione radicale di critica alla società capitalistica, che nasce dalla critica all'organizzazione capitalistica del lavoro e che si propone di ripensare il processo rivoluzionario e il cambiamento, diciamo così, dando luogo a una sorta di sinistra comunista, di operaismo comunista, comunque lo si voglia chiamare. Venivamo chiamati impropriamente anarcosindacalisti. Poi certo, il 68 è stato anche l'insorgere di nuove leadership che si sono formate fuori dai partiti storici e che ne hanno infranto la disciplina, il che non è stato sempre un bene. E introdussero anche un metodo, a ragione, meno rigido, e se vogliamo essere anche critici, un metodo anche più personalistico. Il PC ebbe il merito anche di educare una parte di quella generazione, perché poi noi fummo educati, perché il partito aveva le sue regole, aveva le sue discipline, che non erano quelle delle assemblee, diciamo, erano quella poi di essere preso e di adesso tu vai in Puglia e ti fai le ossa e vai e lavori dalla mattina alla sera, diciamo. Il Partito Comunista Italiano non consentì a capi e capetti di fare i capi e i capetti. Il Partito Comunista di allora non fu, anche se appariva tale, un partito monolitico, c'erano contrasti anche pesanti all'interno. Però questi contrasti politici non acquistavano mai connotati di contrasti e rivalità strettamente personali. Oggi gli eredi, diciamo, di quel partito, cioè che sono poi i dirigenti che oggi hanno tra i 50 e i 60 anni, non hanno, secondo me, non hanno conservato questa qualità. Quello che io vedo di negativo è invece che, forse la frase è esagerata, un certo cinismo che io trovo nella concezione, nel rapporto fra
fra i compagni, insomma. La visione unitaria, per esempio. Comunisti e socialisti mantennero insieme ancora molti comuni, mantennero insieme il sindacato, furono insieme nel movimento cooperativo. Quindi c'era un'abitudine unitaria, diciamo così, questa preoccupazione di tenere insieme il movimento operaio. Nella generazione del 68 questa preoccupazione viene meno. Furono da un canto portatori di stimoli nuovi, di svecchiamento del costume, perché il costume del Partito Comunista era stato anche qui un costume morigerato. Montanelli diceva sempre che il Partito Comunista era una chiesa. Per esempio, io non ho battezzato i miei figli. Quando mi venne chiesto una volta: ma tu davvero non hai battezzato i tuoi figli? Con aria quasi spaventata, io dissi: no, non li ho battezzati. Perché non li hai battezzati? Io dissi una modesta bugia, modestissima. Sì, perché sono ebrea, perché mi sembrava più giustificabile non averli battezzati perché ero ebrea, piuttosto che dire non li ho battezzati perché sono atea. Insomma, il fatto di essere un'altra religione era una moneta spendibile, molto di più del fatto di essere assolutamente atea. E c'era anche un rigore moralistico, anche un po' ipocrita, perché la maggioranza del gruppo dirigente del Partito Comunista erano tutti separati, buona parte delle mogli, però non presentava la legge sul divorzio. Insomma, una donna che volesse fare dirigente di partito, come io ho voluto fare per molti anni, doveva avere un comportamento di una straordinaria correttezza. Non amavi tuo marito? Beh, pazienza, te lo tenevi, sono cose che succedono. Io ricordo che in una riunione della direzione, Miriam Mafai lo ricorda in uno dei suoi libri, un solo voto degli uomini ci fu il mio, per il divorzio negli anni 60. Tutto questo, poi naturalmente c'era molta ipocrisia in questo, infatti i dirigenti di alto livello, a cominciare da Togliatti, che tuttavia venne molto criticato, Nil De Iotti patì le pene dell'inferno, per essere non la moglie ma la compagna di Togliatti, ma Togliatti, Longo e tanti altri avevano questa sorta di doppia vita, non tutti, per esempio Amendola è sempre rimasto assolutamente fedele alla moglie e infatti era un uomo di grande, come dire, di grande rigore, però per il resto, per la grande massa dei comunisti, valevano le regole così, insomma, le regole dei piccolo borghesi italiani. Questo bar è un altro dei luoghi simbolo della sinistra italiana. Siamo a pochi passi dalla vecchia sede del Partito Comunista, cioè a pochi passi da Botteghe Oscure. Siamo nel bar del signor Vezio. Buonasera, signor Vezio. Siamo in un luogo storico del comunismo, perché qui per anni si sono riuniti e incontrati tantissimi dirigenti del Partito Comunista Italiano. Come vedete dalle immagini che mi circondano, questo bar evoca una generazione, evoca i miti, i luoghi, i personaggi di quello che è stato il movimento del 68 nel mondo. E proprio il 68 in Italia ha modificato i codici genetici, i connotati della classe dirigente comunista e post-comunista. Pensate che tra il 1973 e 1975 aumentano di circa il 40% i funzionari e i dirigenti del Partito Comunista, molti di quelli sono oggi ai vertici del Partito dei Post-Comunisti, e in quegli anni emerge la leadership di Enrico Berlinguer. E proprio la segreteria di Enrico Berlinguer porterà il Partito Comunista negli anni 70 a conquistare la guida di molte città italiane, prima fra tutte Roma e Napoli, ma anche a riportare alcuni clamorosi successi elettorali, come quelli delle politiche del 1976. Proprio da qui, dal periodo della leadership di Enrico Berlinguer, avrà inizio la seconda parte della storia, della formazione della classe dirigente del Partito Comunista, di quella generazione che oggi ha tra i 50 e i 60 anni e che ha gestito la transizione verso l'oggi. La seconda parte di questa trasmissione andrà in onda su questa stessa rete
in questa stessa collocazione.